La procedura è ancora per 17 persone e loro sperano che ce ne siano 3 o 4 che si vengano accompagnate, diciamo, alla pensione, però non cambia niente per adesso, quindi speragli non ne vedo. Voglio ringraziare il Comune di Camaiore, il Comune di Massarosa e l'unità di crisi della Regione e soprattutto voglio ringraziare il Comune di Viareggio che è molto assente, proprio per la sua assenza lo ringraziamo molto perché qui ci sono 17 persone che stanno subendo una procedura di mobilità e 15 pagano le tasse al Comune di Viareggio. O qui c'è una strategia di rilancio dello stabilimento, quindi dei prodotti e del modello di organizzazione del lavoro, magari attraverso una centralizzazione anche di quello che è l'attività di magazzino che oggi in parte viene svolta anche su a Brescia, oppure il rischio è che qui da qui a qualche mese si parlerà nuovamente di esuberi, perché uno stabilimento e un prodotto che non ha una collocazione sul mercato rischia veramente poi di far sì che gli equilibri economici di una linea di produzione come quella qui di Massarosa non abbiano più, diciamo, un senso dal punto di vista industriale. Se l'azienda invece di voler fare solo profitto volesse anche investire per poter riportare la produzione a Massarosa, sicuramente ci sarebbe profitto e anche per le nuove lavorazioni, per nuovi prodotti, e allora potrebbe essere uno spiraglio, ma non credo che l'azienda abbia queste intenzioni.